Buonasera a tutti e benvenuti su Liberi TV. Siamo qui con Roberto Montalbano, che è un attivista animalista di Brescia. E siamo qui con Roberto per parlare di una vicenda di qualche giorno fa che è finita su tutti i giornali. Riassumo in maniera telegrafica questa vicenda così come è stata raccontata dai media. Allora, la storia è partita con una denuncia, di cui credo sia responsabile Roberto, forse insieme ad altri attivisti, denuncia dell'Orfei Circus, attendato a Brescia nei giorni sotto Natale, denuncia perché i circensi esponevano, a dire appunto dei denuncianti, dei cani chow chow, io non so come si pronunci, spero che questa sia la pronuncia corretta. Spacciati per panda, questi cani quindi venivano spacciati per panda e venivano esibiti per foto a pagamento con il pubblico. Quindi Roberto ha allertato la forestale che ha fatto un blitz dentro il circo e ha messo sotto sequestro questi cani, anche se non li ha portati via dalla struttura, credo. Roberto e la sua compagna una settimana dopo sono tornati al circo pagando ovviamente il biglietto perché volevano assicurarsi che i cani effettivamente non venissero più esposti e all'interno del circo ci sono state delle dinamiche diciamo non molto chiare che adesso Roberto esporrà. Roberto è scappato, è stato a suo dire inseguito e il giorno dopo i circensi l'hanno denunciato per molestie sessuali a una trapezista minorenne, a una trapezista di 15 anni che era appunto una dipendente del circo, forse la figlia del titolare, adesso non ricordo esattamente. Esatto. Ecco, questa è grosso modo la vicenda. Adesso io volevo appunto dare a Roberta la possibilità di esporre la sua versione dei fatti e naturalmente io per correttezza devo dire che ovviamente ho mandato lo stesso invito ad esporre la loro versione dei fatti anche agli esponenti dell'Orfei Circus tramite una mail, non ho ancora ricevuto risposta, ma queste che rispondono nei prossimi giorni. E naturalmente siamo qui per diciamo, registrare la versione di Roberto, saremmo ben contenti di sentire anche la versione. E Roberto si prende ovviamente tutta la responsabilità di ciò che andrà a dire. Allora Roberto, cominciamo dall'inizio. Dunque, com'è nata questa denuncia dei cani spacciati per panda? Cioè, tu sei andato al circo perché avevi dei sospetti oppure è stato un caso? Allora, Come è successo? diciamo che c'erano già dei sospetti, ma una segnalazione oltretutto della forestale. In accordo con la forestale, io sono andato al circo con un'amica e abbiamo notato che mostravano questi cani ciò-ciò. Alla mia domanda di che animali si trattava, loro dichiaravano che erano dei panda e mi sono anche fatto fotografare, oltretutto pagando la fotografia. E tutto senza scontrino, senza nulla, ho anche le fotografie, e dunque non ho fatto altro che poi uscire, andare alla forestale il giorno successivo e consegnare il materiale. Questo era il venerdì sera, il venerdì 19, il giorno del debutto. La domenica mattina, in accordo con la forestale, li ho chiamati, dato che noi il pomeriggio avevamo un presidio fuori dal circo per l'uso degli animali. La forestale è intervenuta, ha fatto il sequestro e ha lasciato i cani in custodia comunque al circo. La settimana successiva, che poi è la settimana che è successo tutto il fatto, io e la mia fidanzata siamo recati al circo giusto per vedere se che i cani non venissero mostrati, in quanto essendo sotto sequestro non possono venire mostrati al pubblico. Già nell'entrare sono stato avvicinato quasi immediatamente da un circense, che penso che sia il presentatore dello spettacolo, dove mi invitava a non fotografare. Ho chiesto Scusate delucidazioni. Sì. se ti interrompo un attimo, ma quindi i circensi sapevano che eri stato tu a fare la denuncia? Cioè eri tornato tu insieme alla forestale No, io sono cioè, tornato successivamente da solo con la mia fidanzata a vedere lo spettacolo e vedere che non mostrassero comunque il ciotolo, ovviamente. Già nell'entrare però un circense ha visto che fotografavo e alla prima fotografia mi ha bloccato, ho chiesto delucidazioni perché volevo capire perché non potevo fotografare, sono uscito con lui, mi ha mostrato un cartello alla cassa dove c'è scritto che è vietato fotografare, al che giustamente ho messo via la macchina fotografica e sono tornato a sedermi. Nel tornare a sedermi avevo a fianco a me
tre persone al circo intorno a me, che io non potevo muovermi, addirittura col telefonino in mano da dietro mi guardavano i messaggi, al che io ogni 2-3 minuti cambiavo di posto, mi spostavo, continuavo a cambiare posto nella platea del circo, e ogni volta questi signori aumentavano, siamo arrivati circa 8-9. Quando si sono accorti, anche la mia fidanzata, stesso trattamento, eravamo accerchiati, addirittura il presentatore e altra gente del circo non erano più in pista durante lo spettacolo, ma stavano a fianco a noi. Mi sono alzato ad andare al bar e avevo dietro una comitiva di circensi che mi seguiva. Quasi alla fine del primo tempo, quando ho visto che c'era aria comunque veramente pesante e rischiosa, ho deciso di uscire, e appena uscito dal tendone sono stato avvicinato da prima un circense dove mi invitava in modo minaccioso a rientrare, e subito dopo è arrivato il domatore dove in modo molto minaccioso mi ha detto: rientra che ti faccio vedere io un bello spettacolo, ma in modo molto... al che io e mia fidanzata ci siamo andati verso la macchina, saliti in macchina, due di loro hanno cominciato a filmare, al che ho chiesto il motivo. Nel chiedere il motivo si sono avvicinati in circa 8-9 persone e ho dovuto chiudermi dentro perché hanno tentato di aprire la macchina, prendendomi la macchina a calci e pugni, e ho dovuto scappare, letteralmente scappare. Ci sono comunque subito le chiamate al 113, ho fatto il 113, ho fatto il 112, ho chiamato subito un pronto intervento, e dopo circa 20 minuti, mezz'ora, quando sapevo che la polizia era al circo, sono tornato al circo. Sono entrato nel piazzale ed ero circondato da 30-40 persone del circo che inveivano parole di tutto di più, e ho sentito da uno del circo dicendo: vergognati che hai toccato una ragazzina. Anche mi sono avvicinato a un poliziotto della Digos che conosco, che erano lì a far servizio appunto con noi, dicendo: attenzione che questo signore ha detto una cosa genere, non ti preoccupare, abbiamo segnato tutto. Abbiamo segnato anche le minacce che il signore ti ha fatto, del tipo: ti vengo a prendere, non è finita qui, io ti ammazzo, tutto davanti alla polizia. Dunque su questo ovviamente è stato tutto riportato alla denuncia che io ho fatto successivamente, e basta. Io mi sono ovviamente rivolto al legale, abbiamo fatto tutte le denunce del caso, no? Noi siamo più che a posto, anche se questi signori dicono che sono in possesso di un filmato, che non è altro il filmato mentre io scappo, perché loro mi prendono i miei calci da notte. E spero che si veda nel filmato che erano in 8-9 persone. Io non ho potuto fare veramente altro che, fortunatamente con me c'era la mia fidanzata, e addirittura l'accusa che fanno loro, che è un'accusa pesantissima, ma comunque l'accusa è anche impossibile raggiungere la zona del circo che dicono loro, perché sarebbe la zona, hanno detto, la zona degli spogliatoi degli artisti. È una zona impossibile da neanche da avvicinarsi. Quindi tu non ti sei mai recato nella zona appunto degli spogliatoi? Assolutamente no, e non avranno mai neanche la prova, perché io sono stato, mi hanno fotografato, come penso che abbiano fatto, mi hanno visto spostarmi, mi sono spostato 30 volte io, perché ero accerchiato, avevo timore. Questi signori sono dei violenti, non ho nessun problema a dirlo. Con loro abbiamo già purtroppo avuto sempre discussioni, no? Sono dei violenti, questo è il loro modo di cercare di ordinare le persone. Mi spiace più per la ragazzina che tirano in mezzo una ragazzina di 15 anni che insomma avrà dei problemi anche lei adesso, o chi per lei, lo penso il padre. Noi siamo più che a posto. Ma senti Roberto, quindi tu praticamente quando sei tornato al circo loro ti hanno circondato, come tu dici, quindi sostanzialmente loro ti conoscevano, sapevano chi eri, sapevano... Infatti, all'uscita del circo uno di loro ha detto, quando io ormai stavo andando via: tu sei quello dei ciò, dunque hanno collegato che insomma eravamo noi. Io sono il vicepresidente di un partito che si chiama Partito Protezione Animali, dove ci occupiamo appunto di tutte quelle qui. Dunque probabilmente avranno anche conosciuto, però ripeto, io da libero cittadino sono andato con la mia fidanzata per uno spettacolo senza magliette, senza striscioni, senza volere, cioè, noi volevamo essere tranquilli e che non ci fossero io i cani. Ci fossero stati, non avevamo fatto altro che chiamare la forestale o i carabinieri, insomma, perché
nient'altro, cioè non è che avevamo nessuna intenzione pellicora, nessuna. Ho capito, quindi adesso nei tuoi confronti c'è questa denuncia pendente per molestie sessuali a una minorenne. A me ad oggi non è ancora stato notificato nulla. Di per contro noi abbiamo comunque, siamo proceduti con denunce, con legali, con tutto quello che c'era da fare, insomma, l'abbiamo fatto immediatamente il giorno dopo. Tu hai denunciato da parte per... loro, a me non mi è ancora stato notificato. Ho capito, hai denunciato per minacce? Minacce, lesioni, insomma, abbiamo avuto insomma, parecchi dei danni alla macchina, hanno una bella lista di reati, tutti comunque comprovanti senza nessun problema. Cioè siete venuti alle mani anche? C'è stato uno scontro fisico? Loro hanno preso calci, sì, beh, davanti alla polizia, a parte minacce, loro sono arrivati a muro duro, no? Anche che la polizia l'ha tolto, anche a me, la polizia ha scritto tutto, quindi so che nei verbali della polizia che era presente queste cose sono scritte. Io ripeto, sono tranquillissimo, da parte mia c'è l'assoluta verità, dunque sia adesso che fra un anno questa sempre è la versione, che è la verità. Loro probabilmente avranno qualche problema in più. Ho capito. Senti, mi dicevi di un presidio, una lista fuori dal circo, ma c'era un presidio quella sera lì o la sera alle 20, dalle 20 alle 21.30 c'era un nostro presidio. Che poi su invito della polizia addirittura io ho dovuto cessarlo perché le minacce di morte ricevute, la polizia mi ha detto meglio che te ne vada perché questi signori ti vengono a casa presa. Ho dovuto andare via. E ce n'è un altro in programma per sabato, ma il questore per problemi di ordine pubblico e di sicurezza ha dovuto annullarlo. Ho capito. Senti, questo presidio era comunque un presidio, diciamo, pacifico? Eravate lì con cartelli? I nostri presidi sono sì, con cartelli, con piscioni, con volantini, che non sono altro che volantini informativi di quello che succede realmente nel circo. Sono informazioni che li trovano su Google senza problemi, su internet si trova tutto, non c'è nulla di inventato. E sono delle informazioni che quando qualche persona del pubblico legge e rinuncia ad entrare, ma sono assolutamente pacifici. Senti, dimmi qualcosa di più della vicenda dei cani. Ho letto che questi cani, allora è stato appurato che questi cani sono cani e non sono panda? O la cosa, diciamo, assolutamente la forestale, la forestale si è pronunciata? La forestale con un veterinario. Con un veterinario dove sono cani ciò, perché non esistono i panda, come dicono loro, poi si difendevano dicendo che era un incrocio tra un panda e un cane, cosa che è inesistente, non esiste. Sono stati sequestrati per il maltrattamento. Secondo me, non so se la foresta è andata a fondo, i cani avevano anche dei problemi, a mio parere erano anche dopati. Visto che erano in braccio e io personalmente l'ho preso in braccio per farmi fotografare e i cani erano completamente apatici nonostante io lo sbattessi addirittura insomma, noi abbiamo a che fare con i cani tutti i giorni e questi erano cani che avevano dei problemi anche fisici, non reagivano a nessuna sollecitazione del pubblico, delle macchine fotografiche, a nessuno. Ho capito, quindi io ho letto dai giornali che le due ipotesi di reato sono uno maltrattamento animale perché pare che questi cani avessero anche problemi di lacrimazione dovuti all'esposizione continua ai flash dei fotografi, e truffa. Pubblico e truffa i danni degli spettatori. Perché ovviamente. Sì, truffa l'abbiamo fatta noi la denuncia, l'ho fatta io personalmente la denuncia per truffa. Sì. E quanto costava una foto insieme al cane cercato da panda? Allora, inizialmente mi hanno chiesto 45 euro, poi 30, poi avevo in mano 20 euro, me ne hanno presi 20. Questi signori, oltre a truffare con i cani, truffano perché non c'è nessuna ricevuta. Addirittura, una cosa a cui tengo a dire è che alla fine del primo tempo c'era la vista allo zoo e facevano pagare senza avvertire nessuno ulteriori 2 euro senza ricevuta anche lì per vedere gli animali esterni, cosa che comunque avrebbero dovuto dirlo o segnarlo fuori, non c'era nessun cartello, io ho fotografato fuori, c'è il prezzo di entrata con scritto con visita allo zoo, ma non che lo visita allo zoo è a pagamento con ulteriori 2 euro. Ho capito.
Senti, mi sembra che la questione sia, no, mi sembra che tu abbia detto più o meno tutto. Adesso sai quali saranno i prossimi passi? Il circo è ancora a Brescia in questi giorni? Il circo è a Brescia fino al giorno 11, dunque fino a domenica. Fino a domenica. Comunque noi su Brescia siamo molto attivi, dunque ogni circo che viene attendato a Brescia con animali, noi siamo presenti. Siamo sempre stati presenti, continueremo a essere, poco ma sicuro. Come la notizia della tua denuncia è uscita, ho visto su qualche giornale. Allora, la notizia dei presunti cani truccati da panda è uscita su molti quotidiani locali, nazionali e anche addirittura su una testata estera, mi sembra. Adesso non ricordo quale, quindi una notizia che ha fatto molto tanto. Sì. Però ho visto che è uscita sui giornali anche la notizia della tua denuncia per molestie sessuali. Sono stati circensi a comunicarlo ai giornali? Addirittura ho saputo di questa la stessa sera, quando io sono tornato, perché c'era la polizia, dunque diciamo mezz'ora dopo il fatto, i signori avevano già chiamato i giornali, perché sono stato informato da un'amica giornalista, dichiarando questo. Sarà passata mezz'ora e questi signori hanno voluto comunque tutelarsi, non so come, facendo una cosa secondo me indegna, però si hanno chiamato loro l'ufficio stampa del circo. Ho capito, l'ufficio stampa del circo. Bene, se vuoi aggiungere qualcos'altro che magari ti viene in mente. Ma assolutamente no, adesso comunque la giustizia farà il suo corso. Ripeto, ad oggi io non ho ricevuto nessuna notifica riguardo alla denuncia. Sicuramente loro però non hanno ricevuto la mia, questo ci tengo a dirlo, e noi andremo avanti finché comunque non ci sarà la verità, per poco ma sicuro. Ho capito. Va bene, Roberto, io ti ringrazio, questa intervista è stata registrata e verrà pubblicata sul sito di Liberi TV, e ribadisco che ovviamente noi saremo ben lieti di ospitare qualche rappresentante dell'Orsay Circus per sentire appunto l'altra versione dei fatti, un'intervista più o meno di pari durata. Detto questo, io ovviamente ti auguro che questa vicenda si risolva per te nel migliore dei modi e ti auguro buona fortuna per la tua attività di animalista grazie, e di attivista per i diritti animali. Grazie a voi, grazie a voi, buona serata, grazie. Ciao.